Triennale dal titolo La meta irresistibile si sviluppa in tre direzioni. Siamo partiti dall'osservazione del fenomeno delle migrazioni animali in rapporto a quanto avviene nell'universo, partendo dal concetto di infinito, dove tutto nello spazio è in continua e costante evoluzione. Questa lezione spettacolo cerca di mettere l'accento sull'aspetto più stupefacente: il movimento. Infatti, la contemplazione del firmamento a noi comuni mortali che non siamo scienziati e che non guardiamo attraverso un telescopio appare come una fantastica, immensa e immobile volta celeste. Al contrario, tutto si muove ininterrottamente. Ecco allora che il continuo allontanarsi nello spazio di quella che impropriamente è stata definita la fuga delle galassie ben si può rappresentare come il rito più antico che gli umani e gli altri animali hanno inventato per esprimere emozioni, desideri, sentimenti. La danza. Danze tribali propiziatorie per invocare la pioggia, per cerimonie di lutto e di festa, danze di corteggiamento e danze nuziali, strepitose negli uccelli. La danza delle stelle, dei pianeti, delle macchie solari, un movimento perpetuo. Ci è stato chiesto cosa sono i rumori che accompagnano alcuni momenti del video. Non sono rumori, ma suoni elettromagnetici che provengono dai pianeti, specialmente Venere e Mercurio, e che sono captati nello spazio dai potentissimi satelliti che la NASA fa orbitare nello spazio per catturare più informazioni possibili. Il satellite traduce le frequenze emesse, stimolando la membrana di un altoparlante, così da rendere possibili all'orecchio umano frequenze che non sarebbero percepibili altrimenti. Ed è questo che udite nel video. I messaggi scientifici non sono semplici e richiedono attenzioni e studio, ma attraverso le immagini e la musica diventano più leggibili e graditi. Il secondo studio ha indagato le straordinarie rivelazioni che l'uso del telescopio spaziale Hubble ha permesso di determinare, cioè che lo spazio si espande simultaneamente in ogni direzione. La tecnologia fa progressi immensi e continui e oggi, terza tappa del progetto, possiamo utilizzare un telescopio ancora più sofisticato di Hubble, il telescopio spaziale James Webb, dal nome del suo inventore. Ma l'ambizione umana e il desiderio di conoscenza sono per fortuna insaziabili e ogni scoperta porta con sé lo stimolo per proseguire nella ricerca. Dopo la Luna, Marte e le altre incredibili mete, siamo arrivati al sogno del viaggio interstellare. Non sappiamo se ci arriveremo mai, ma quando Galileo, di cui ricorre il 450° anniversario, cominciò a sondare lo spazio, non sapevamo quasi nulla. Quindi possiamo e dobbiamo continuare a studiare, a rincorrere forse l'impossibile, in questo viaggio meraviglioso del quale siamo privilegiati partecipanti. Infatti, come scrive Friedman, possiamo non essere nulla di particolare a scala cosmica, ma il fatto che, come specie, abbiamo sviluppato la curiosità di osservare lo spazio e di porci queste domande è comunque molto significativo. Max Tegmark aggiunge: il nostro pianeta ha la caratteristica insolita di essere abitabile. Viviamo sulla superficie anziché nel suo più voluminoso interno e così via. Thank you.
di essere venuta al mondo, di essere nata sul nostro pianeta. Amo la terra, la messe e la battaglia, e ne afferro il linguaggio. È vero, accanto è solo un barocco questo nostro mondo, ma è grande, sterminato. Voglio andarmene in giro a vedere pesci, frutti e stelle che non conosco, a sentire la risacca dei mari remoti. Sul paterno giardino scintillanti e ragionare con voi dalle finestre di questo albergo, ove abitai fanciullo. E delle gioie mie vidi la fine. Quante immagini un tempo e quante fore creò a me il pensiero l'aspetto vostro e delle luci a voi compagni. Allora che tacito, seduto in verde zona, delle sere io sono a passare gran parte mirando il cielo ed ascoltando il canto della rana remota alla campagna. Occorrono poche parole, chiare e semplici. Così si spiegano anche concetti più difficili. Galileo osservò col passare dei giorni le lune che ruotavano intorno al Sole, e ciò gli fece pensare che si trattasse di un vero e proprio sistema solare in miniatura. Questa idea rafforzò come prova diretta la tesi che fosse il Sole al centro del sistema solare e gli altri pianeti li girassero attorno. Ciò lo mise a cattiva luce con l'Inquisizione, che lo costrinse ad abbiurare per salvare la pelle e a rimanere agli arresti domiciliari a Firenze, ad Aceto, nella villa Il Gioiello, oggi proprietà dell'Osservatorio Astronomico d'Aceto. Nel 600 abbiamo due grandi nomi della scienza che ne determinarono i progressi, Galileo e Keplero. Nel 1642, anno in cui Galileo moriva, nacque Newton, uno dei più grandi scienziati. Fu sua l'intuizione che la stessa forza che fa cadere i corpi è quella che fa continuamente girare la Luna attorno alla Terra.
Newton fece un ragionamento estremamente semplice. Se sparo un proiettile, maggiore è la forza del cannone con cui sparo e più lontano cade il proiettile. Newton pensò che se si fosse data una forza sufficientemente grande al proiettile, si sarebbe potuto addirittura spararlo al di fuori della Terra e farlo ruotare. È proprio il motivo per cui la Luna ruota attorno alla Terra. Studiava le cause del rumore che disturbavano le trasmissioni radio-oceaniche e aveva costruito un'antenna girevole che spazzolava tutto l'orizzonte per trovare le cause del rumore. C'erano cause naturali, come i temporali, cause prodotte dall'attività umana, e un rumore che veniva dalla costellazione del Sagittario e si spostava nel corso della notte da est a ovest e non poteva provenire che dalla sorgente celeste. La direzione del Sagittario, secondo quanto era stato scoperto pochi anni prima da Harlan Shapley, era quella dove si trovava il centro della galassia. E quindi l'ingegnere concluse che il centro della galassia emette onde radio. Il XX secolo ha dilatato la nostra conoscenza dell'universo e il caso è sempre stato un evento importante, come per la nascita dell'astronomia, oppure come un'altra serie di osservazioni degli anni 20-30 che hanno scoperto l'espansione dell'universo e come era strutturato, se fosse riempito uniformemente di stelle o se ci fossero nebulose e agglomerati separati uno dall'altro come la Via Lattea. C'erano pareri discordanti e nel 1920 alla National Science Foundation di Washington si aprì un dibattito importante in questo senso, tra chi pensava a un universo popolato di stelle singole e chi lo riteneva formato da agglomerati. Ma non si arrivò a una conclusione definitiva. Fu un famoso astrofisico americano, Edwin Hubble, che, per risolvere la questione, decise di prendere gli spettri di tutte le nebulose che si potevano osservare. Se le nebulose erano agglomerati di stelle e gas, come quelle in vicinanza del Sole, si doveva ottenere lo spettro tipico delle stelle con righe scure e righe brillanti, dovute alle nubi di gas interstellare. Se, invece, erano nebulosità, si dovevano avere spettri di righe brillanti, tipiche di un gas rarefatto. Hubble scoprì che la maggioranza erano agglomerati di stelle e nubi e capì che si poteva determinare la loro distanza perché contenevano delle stelle che avevano le stesse caratteristiche di stelle vicine di cui si conosceva la distanza. Il suo importante risultato, legge di Hubble, fu che le galassie sembravano allontanarsi tutte da noi e che più erano lontane, maggiore era la loro velocità di allontanamento. Si misura la velocità di allontanamento
con l'effetto Doppler, come quello sperimentato in autostrada, quando un'auto suona il clacson e si avvicina a noi per superarci. Il suono è più acuto del nostro, mentre quando si allontana diventa più grave, maggiore di quelle emesse, e se si allontana riceviamo onde di frequenze più basse. Hubble scoprì quella che fu definita la fuga delle galassie, però il termine è sbagliato. Non si tratta di una fuga, è lo spazio che espande e trascina via le galassie. Per fare un paragone gastronomico, basta pensare alla pasta di un dolce che lievita. Se nella pasta sono immersi i canditi, via via che la pasta si gonfia, tutti i canditi si allontanano gli uni dagli altri. Ma non sono i canditi che si muovono, è la pasta che gonfia che li trascina. L'espansione, quindi, non ha inizio da un centro. Lo spazio si espande simultaneamente in tutti i punti, proprio come la pasta che lievita. Dai palazzi d'Appennino alla Romagna, l'anguilla, torcia, frusta, freccia d'amore in terra, che solo i nostri bordi o i disseccati ruscelli pirenaici riconducono a paradisi di fecondazione. L'anima vive, che cerca vita, là dove solo morde l'arsura e la desolazione. La scintilla che dice, tutto comincia quando tutto pare incarbonizzi, bronco seppellito. L'iride breve, gemella di quella che incastona nei tuoi cigni e fa brillare intatta i mezzo figli dell'uomo, immersi nel tuo fango. Puoi tu non crederla sorella?
Noi esseri umani possiamo avere le nostre nostalgie. I miei pensieri possono volare, come la fuligginosa rondine marina, verso il luogo in cui sono nato. Ma a differenza dei miei innumerevoli compagni animali, non possiedo l'innata capacità di ritrovarlo. L'uomo è l'unica specie brillantemente dotata dalla natura della possibilità di perdersi senza speranza. Come fa un'anguilla con 115 vertebre a sapere che deve presentarsi sulla costa olandese ed una con 107 vertebre a sapere che deve risalire un fiume nel North Carolina? Cito un caso emblematico. Il 16 giugno, 12 giorni e mezzo dopo, una berta con la sigla AX6587 mandata a Boston dall'isola di Skokon, Galles, e rispedita all'università di Harvard, era di nuovo con il suo compagno nel cunicolo nell'isola di Skokon. Aveva percorso 3050 miglia ad una velocità media di 244 miglia al giorno. Sia che osserviamo vermi, sia che osserviamo stelle, il più dotto dei nostri scienziati spingerà i nostri pensieri sull'antichissimo problema delle cause prime. Noi siamo, nel contempo, il quasar più distante e fuggitivo e il verme più antico e il verme più antico indugiante. La scienza ha costantemente cercato risposte, sia nelle galassie così lontane da noi, sia in un fenomeno che possiamo osservare all'occhio nudo, guardando gli animali che si spostano ciclicamente, affrontando senza esitazione inimmaginabili pericoli ed ostacoli. Ma il mistero rimane, rendendo particolarmente affascinante addentrarsi in una materia che non si svela. È questa incapacità di dare risposte certe e definitive che rende simili ed accomuna questi due grandiosi fenomeni. Il loro segreto. Il simbolismo è perfetto. Citando l'entomologo Patrick Dingle, cinque sono le caratteristiche che definiscono la migrazione. Perseveranza, linearità, indistraibilità, particolari comportamenti in partenza e all'arrivo, provviste di energia. E tutto questo solo in quell'occasione, e in quella soltanto, senza correzioni o ripensamenti, come negli spartiti di Mozart. Il silenzio e l'immobilità che percepiamo, fissando attoniti le stelle e il rumore assordante di milioni di zoccoli di gnu che si precipitano verso il fiume che inesorabilmente dovranno attraversare, sono la stessa cosa, lo stesso disegno, il fluire incessante della vita per uno scopo superiore. I salmoni, contro ogni logica, la nostra logica naturalmente, risalgono le acque in senso contrario alla corrente, sfidando senza incertezze la morte che li attende non appena compiuto il rito della riproduzione. Questo appuntamento con la morte sembra ininfluente, bisogna raggiungere la meta, compiere la missione. Anche l'universo andrà incontro alla propria autodistruzione. Ma la vera, straordinaria caratteristica di questi eventi è la determinazione, l'impossibilità di agire altrimenti, l'energia che viene spesa. Non si sfugge alla legge perché è perfetta e immodificabile. La costellazione del Sagittario contiene al suo interno la Via Lattea e quella simbolica freccia puntata verso l'infinito richiama il volo della sterna coda lunga, che guida instancabile, tesa come una freccia il gruppo delle meno esperte verso la meta. Il sole, la quantità di luce, il campo magnetico terrestre, la bussola solare, le correnti, il suono, sono elementi fondamentali per la riuscita della migrazione. Tutto lega indissolubilmente il cielo e la terra. È un viaggio incessante che coinvolge il firmamento e gli abitanti transitori del nostro pianeta. Tra le meraviglie del mondo naturale c'è la determinazione, condivisa in ugual modo dagli animali e, quando sono al meglio, anche dagli uomini. Thank you.
fai tu, luna, in cielo? Dimmi che fai, silenziosa luna. Sorgi la sera e vai, contemplando i deserti, indi ti posi. Spesso, quando io ti miro, stai così muta, sul deserto fiano, che in suo giro lontano, al ciel confina, ovver con la mia greggia, seguirmi viaggiando, a mano, e quando miro in ciel, arde le stelle, dico, tra me pensando, a che tante facelle, che fa l'aria infinita, e quel profondo e infinito sereno, che vuol dir questa solitudine immensa, ed io, che sono? Forse, sapessi io l'ale, da volare sulle nubi, e innoverar le stelle, ad una, o forse, come il tuono, errare, di gioco in gioco, più felice sarei, dolce mia greggia, più felice sarei, candida luna. Thank you.
Per compiere una missione in un ragionevole periodo di tempo, un'astronave dovrà viaggiare una frazione significativa della velocità della luce. I razzi con propulsione tradizionale raggiungono solo l'un ventimilionesimo della velocità della luce. I razzi nucleari, che sfruttano l'energia liberata da reazioni a fusione nucleare, potrebbero riuscire a raggiungere una velocità mille volte più alta. Motori di questo tipo saranno forse costruiti nel corso del XXI secolo. Si avrebbe così la possibilità di inviare sonde verso le stelle a circa un decimo della velocità della luce. Lo studio più dettagliato di astronave interstellare finora prodotto è il progetto Daedalus della British Interplanetary Society, che prevede un volo senza equipaggio fino al sistema della stella di Barnard a un ottavo della velocità della luce e della durata di 50 anni. La nave verrebbe spinta da un razzo nucleare a impulsi, nel quale minuscole palline di deuterio e di Lo3 verrebbero fatte detonare in esplosioni termonucleari in miniatura, bombardandole con elettroni o raggi laser. La nave a due stadi peserebbe bilancio 54.000 tonnellate, di cui 50.000 di propellente, oltre a 30.000 tonnellate di Lo3 che dovrebbero venire estratte dall'atmosfera di Giove. Esiste anche l'ipotesi inversa, e cioè che siano gli alieni a riuscire ad arrivare fino a noi per primi. In questo caso ci troveremo di fronte a una civiltà in grado di risolvere i problemi tecnici a cui abbiamo accennato in precedenza, e quindi infinitamente superiore alla nostra. Questa eventualità sembra da scattare, in quanto le nostre trasmissioni radio e quindi i segni della nostra presenza sono già andate in onda nell'universo. Dall'inizio degli anni 30 dello scorso secolo, qualunque civiltà entro 56 anni luce in grado di scoprirci, Sirio ad esempio dista solamente 8,6 anni luce, avrebbe già potuto, se in possesso della tecnologia necessaria, venire a farci visita o perlomeno farci avere un segno della propria esistenza. Torniamo dunque ad un ambito che ci è più familiare, anche se mai chiarito del tutto: la migrazione di noi animali ed esseri umani ha insieme al firmamento un viaggio possibile terreno. Thank you.
Thank you.